pazzesco. Se ascolti me. Di me vai a lettere, è andata così. Bluebird Team Production. No, la Bluebird Team. Questa qui è chiaramente la sigla, ovviamente. Questo sembra lo stabile dove c'erano le pompe funebri, vabbè. A me gli intro fatti così mi fanno pisciare sotto, è stupendo. Sì, sì, è molto bello. Guardala lì, è il mio 125 questo, eh? Chiaramente. Chiaramente lui. Ma dove cazzo stiamo andando? Non bisogna andare là. Nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Cazzo, siamo a Chernobyl. E chiaramente il tuo amore. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that. Si è girata quando ho ruttato, raga, stupendo. Cazzo stavamo facendo della nostra vita qua? Niente, dovevamo attraversare un cancello, ma io direi di no, entrare in quella stanza aperta. Hai notato che questa moto ha il cavalletto centrale? Ah cazzo, vediamo. E sì che è il cavalletto centrale. Cos'è che vibra? Raga, quando fa... Se passo qua, vibra. Non mi fa attivare l'intuizione. Neanche a me. Beh, sono entrato nella stanza nel gabbiotto. Lì. Ma... Porca madre, che cazzo ti... Mi ha fatto cagare in mano la voce della tizia. Non me l'aspettavo. La cartolina di Ponte Chianale qua. Dal Niwa con amore. Un saluto dal Niwa. Ti piacerebbe tantissimo, amore mio. C'è una sala ricreativa fantastica per i bambini e le lezioni di pittura gratuite. È un grandissimo... È grandissimo e pieno di famiglie. Non avevi sentito del genere. Mi piacerebbe... Wish you were here. Allora, va bene. Molto utile, suppongo. Vabbè, infatti ci ha dato un trofeo, penso che se non lo raccoglievi andava così, perché... Esatto. Niente, qua dietro non puoi andare. Ah, ah no, quadrato. Cosa ho visto? Hello? Thomas? Thomas?
Ma che cazzo c'hai di che cammina? Non sembra un camminatore assicurante comunque. No. Io non entro. Io tipo andrei a casa adesso, via la moto, girerei ed è andata così. Esatto, raga, è stato un Cioè, è piacere. stato un piacere, me ne frega un cazzo. È stato palesemente un piacere. Allora, proviamo a fare il giro di qua. Ciao, il guanto solo sulla mano sinistra. Sarà Vero? per il discorso dell'ustioni. Ti ricordi che abbiamo letto? Sì, sai che aveva detto che avevano letto che era il 35% del corpo. Va bene. Comunque il cancello ci vuole una chiave che non abbiamo. Archimede. No, ma infatti io sto. Mi sto arrampicando sul cassonetto dell'RSU qua. Allora. Ah sì, qua c'è We're un gonna have to do better than that. Minchia. Calda come un boiler. E mi sono buggata dentro i rovi. Dio Cristo! Dio! Ok. Ma perché, scusami, c'è una strada qua sotto? No, proprio che se vai lì ti blocchi, è andata così. No, Partito una no. chitarra. Tieni premuto le due per correre, Deo grazias. Con questo scattino come se sparassi con una pistola, no? C'è il grilletto adattivo, fa uno scatto quando corri. Non ho ascoltato una parola del discorso, sono il migliore. Ero Sì, occupato a parlava di vedere il un massacro qua, grilletto. ma Come di un massacro? sarà ambientato tutto qua, mi sa. Sulle rive del lago Bodom. Ma qua. Qua c'è una 500. Tanto non c'è un cazzo, quindi bisogna andare Comunque, la possibilità di poter correre implica la possibilità di dover scappare, tendenzialmente, ricordiamoci. dritto. Sì, per me ci saranno delle parti in cui ci cacheremo addosso perché. Ma io voglio sperarlo anche, nel senso. Io qua mi sono gasato, gli ho dato un sacco di fiducia, non ho visto un cazzo, limited edition, day one. Miei fratelli di Bodom Comics, com'è che era lo studio di. Ora io parlo di Toy Story. Attenzione, qua nella foresta ci sono due strade, una che scende giù e una che va a sinistra. Sembrerebbe. Non so dove andare. Hello. Hello cosa? Ah. Impronte di mammifero infante. E niente, Beppe, devi seguire le impronte. Ah, quindi tu sei andato a sinistra? Io sto andando dritto, sto seguendo le impronte. A una certa queste impronte continuano ad andare dritto. Tu sei andato a sinistra? Sono andato a sinistra, c'è una croce con un mazzo. Ha detto una roba che non mi ricordo. E allora arrivo perché la voglio vedere. Ma pare che a me non mi fa andare a sinistra. Cioè, io quando squavalli giù dalla strada, Ah, ci ma sono devi prima andare due. giù, ti fa. Vabbè, dai un attimo. Quindi te magari hai trovato il posto giusto senza seguire le orme, mi stai dicendo questo? No, io ancora. Io sono andato a sinistra, però non. Ma, Beppe, a sinistra rispetto alle orme o a sinistra in generale? Beh, le orme ancora non. Aspetta, 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 aspetta. Io sono sceso proprio giù. Tu sei già sceso giù dalla strada. Ma la palla l'hai trovata, la bambina che ride? No, cazzo. Ma ci fa! E allora devi stare calmo perché Allora io. sto tornando indietro, No, aspetta. io sto tornando indietro perché. Ah, Scendo giù sì, con. vedi, qua si può andare a sinistra. Capito? Io Ok. sono andato prima a sinistra, infatti ti ho detto, boh, che facciamo? Cos'è questo È vecchio affare? l'ultimo. Vediamo un po'. Capiamo. Intuiamo. C'è una E non. tomba. What a mess.
Non va l'intuizione. Soprattutto davanti a sta tomba. Non puoi entrare. E poi è l'unica cosa che puoi fare qua, perché... In memoria delle vittime della Seconda Guerra Mondiale, per le figlie e i figli della patria, qui riposano nel luogo in cui morirono, per ricordare a tutti noi che il mondo intero è la loro tomba. L'intuizione, Beppe, te l'attiva dopo che incontri la sta pallina di merda. Ah, ok, scusa, allora vado a prendere... Porco quanto scatta. Amen. Allora vado a prendere l'intuizione anch'io, perché io sono andato subito a sinistra perché ho visto i due sentieri, ho detto, boh, allora mi... Ok, bravo, ho trovato la pallina ora. E se intuisco qua, cosa mi intuisce? La minchia. C'è niente da intuire. Sì, era abbastanza inutile questo memorial qua. Carità, tutto rispetto delle vittime, però... Vabbè, andiamo indietro. Con questo scattino. Allora vado a leggermi anche questa intuizione qua. Con questa marcetta. No, poi praticamente devi seguire ste orme con l'intuizione. Vabbè, comunque inutile sto pezzo. Intuizione che, tra parentesi, io sto usando molto. Se poi si viene a scoprire che, non lo so, è limitata, se la usi tanto muori, cioè queste cose qua. Ma io la sto usando anche nei momenti, nei posti bui, perché ti dà quell'illuminazione. La c'è qua? T più K. 1968, e poi? Pazzesco. Devo dire interessantissimo. Qui c'è una roba qua quadrato, sembra un cesso. Cioè, non ho capito, c'è un buco. Lo guardi, è andata così. Vabbè. Stiamo calmi. Non vedo più i piedi. Non vedo più un cazzo. Ah, di qua forse, ok. Però di qua si poteva esplorare, perché io ho capito che devo seguire i piedi, però... No. Vabbè, raga, quello state è fatto. Dritte. Abbastanza un corridoio per ora. Qua c'è un'altra orma. Nel senso, è inutile che mi fai seguire le orme se poi tanto devo andare dritto per dritto. Potrei entrare in una foresta così a Gesù Cristo. Ma tanto questa vede i morti, che fa? Ci va a cazzo duro, cosa gliene frega? Sì, effettivamente è coraggiosa. Might be my way in. Oh, sembra un vecchio forte, perché no? Andiamo lì. Ma c'è una roba dell'albero qua. Tanto voglio dire. Ah, c'è una manina qua sull'albero, vabbè. Qua? C'è una minchiazza, pazzesco. Segui le orme, tanto è l'unico sentiero. Quindi... Segui il fuoco. Però... niente, tanto le orme qua arrivano. Com'è? Attenzione! A causa di alcuni resti disotterrati di recenti, i lavori di restauro sono stati sospesi. E io ci entro. A cazzo durissimo. Tra l'altro, resti recuperati di recente, lavori sospesi, ma la porta la lasciamo aperta, così la gente può andare a farsi i cazzi suoi. Esatto. Ma in realtà la scena aperta, nel senso che in realtà noi abbiamo scovallato il... Sì, per carità, però... Un lucchetto a sta porticina dove sono arrivato io non avrebbe guastato. Via. È caduto qualcosa. Cos'è? Cos'è? Oh, oh. Perché? Mal di testa. The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Cazzo, mal di testa sì. Raga, che ansia. Va bene. Ma che cazzo è? E niente, praticamente adesso dobbiamo girare nel doppio mondo qua e cercare di capire un attimino. Qua ci si... Triangolo. No, vai giù. Volevo... No. Vai giù. Torna giù. Cazzo di Dio. Volevo esplorare giù. No, ma giù non c'è niente. Sono andato io, non c'è niente. Niente, ok. Ti fa vedere entrambi le visuali.
Disegni inquietanti. Perché inquietante? Bambino, un cuore. C'ho qualcosa, c'ho un keyblade in mano. Una palla. Ok, quel piede del quadro elettrico. Aspetta, io non lo tocco ancora il quadro elettrico, prima esploro bene tutto. Sì. Ok. Da qui non si passa perché senza corrente. È interessante sta meccanica di gioco, mi piace. And soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. Ci si può vedere lei nel mondo reale e nel mondo dell'aldilà, tipo. Sì, sì, sì. Light can linger. Si muove. Only, fragile. Waiting for someone to embrace it. Io ho trovato tipo. Ma c'è un altare. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. E niente, assorbì l'energia. Whispering the name of his beloved. Or maybe just glad to be done with this world. E una volta che assorbi questa energia, che fai? Ti si illumina la giacca, ti crescono i funghi sulla giacca, non ho capito. Sì, esatto. Per me serve per eventualmente combattere, però non lo so. Cioè, magari dai dei cazzottoni bestiali. Non lo so, eh. Poi o per il generatore. In any case, esatto, per il generatore, esatto. Energy's energy, right? Premi e tieni premuto R2 per caricare uno scoppio. Bestiale. Quindi per superare delle zone dovrei andare a caricare. So, that worked. Good for you, Marianne. Vabbè. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Pazzesco. Quindi adesso possiamo passare. Sì. Fa freddo, fa freddo. Boh. So there I was, existing. Ok, un'altra meccanica interessante. Cioè, per passare proprio delle zone devi andare al di là e poi tornare indietro, tipo. Sono delle zone in cui. E fa freddo, sì. Sì, è molto, come dici tu. Pericolo incendi. Mi dico io? Cioè, nel senso che. Come si dice, molto binario, no? Tu hai il sentiero, lo segui, poi ci sono queste parti in cui hai tipo il mini enigma dove devi vascare un po' e poi ritorna di nuovo un. Esatto, vabbè, ma guarda. Se poi la storia. Adesso siamo all'inizio, se la storia siamo è figa figa. Per me è un problema relativo. Ma a me l'ambientazione sta piacendo per il momento, cioè. Affanculo, mi sono cagato per gli uccelli di merda. Cioè, c'ho quella tensione giusta, no? Che non sai mai che cazzo può succedere per adesso. Allora, le impronte vanno a sinistra, quindi io vado a destra. Ah, ma c'è un Cristo morto. Oh. Un cerbiatto, sì. What happened to you? Bambi. E ce lo mangiamo a sto punto, lascia la carne lì. Che piscio di merda. Raga, già, la polenta. È già scannato. Sembra fresco. Niente, a me non sembrava fresco, poi fai tu. No, sembra fresco. Poi quando Cesco vedrà il video, poi dirà. Cesco non si farebbe problemi, mette su un sugo. Esatto. Allora, l'unico è il sentiero di qua perché. Io è troppo tranquillo quando le cose sono troppo tranquille. E non ho capito, si fermano. No. Che cazzo di inquadratura è? Si riesce esatto. A capire.
Da Allora. sto bella però, mi piace come quando non si riesce a capire un Aspetta. cazzo. Esatto, aspetta, io sto andando però dall'altra Anch'io. parte. Prima, perché voglio vedere tutto qua. Ma pure io voglio vedere tutto. Trovato un altro altare qua. What the hell? Scimmie di Black Ops, ci stiamo pisciando. Però. Niente, non c'è niente da intuire. Niente, così. Cioè, probabilmente l'unica utilità di questi posti è fare capire, guarda, sei venuto di qua, sei un piscio, devi andare di là. Va bene. Andiamo di là. Problema c'è. Enoppi, 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 enoppi. Bella, bella questa inquadratura. Molto, molto Resident Evil. Sento dei rumori interessanti. Sto strisciando sotto un coso qua, un ceppo. Esatto, pure io. Se si spaccherà di nuovo la testa in due. Ah! Boh. Niva? Il We massacro are di in Niva. that Ma place. allora, penso che I've dalla seen others grandezza dello like it, but stabile, never this penso che il gioco sarà ambientato intense. dentro sta cazzo di It was cosa. like a landfill of memories, emotions, Poi potrei and none of sbagliarmi. them good. Ogni Questo tanto inquadro. sento una vibrazione a caso del controller e io Sì, non pure io. capisco, devo attivare l'individuazione qua quando mi vibra. Perché poi non Io ci trovo un sto cazzo. provando. Non trovo una minchia. Non trovo un cazzo, però esatto. Boh, giriamo un attimino. E adesso girando qua c'è un cortile immenso del parcheggio di sta fabbrica che è enorme. Proprio me qua gli sviluppatori dicono, ah, li facciamo correre come dei coglioni, tanto non c'è un cazzo, perché Sì, non c'è un esatto. cazzo? Vedi, ha di nuovo vibrato il bastardo. Qual è il Sì. problema? Ce l'ho quando c'è il terreno magari un po'. Ma come Death Stranding, il terreno accidentato allora vibra. Che ti devo dire? Perché poi. Sento dei rumori strani. Come sembra molto Silent Hill in sto cazzo di cortile. Beh, chiaramente questo gioco prende ispirazioni da delle Sì, basi sì, già sì. ampiamente gettate da dei Davide. predecessori e io in questo momento ho visto un glitch che spero non si ripeta più e spero di essermi immaginato soprattutto perché l'ho visto distrattamente. Cioè, comunque vedi, senza HUD. Cioè, comunque c'è solo il personaggio piccolo che cammina in questa landa sconfinata di nebbia. Però È un hotel, non è una fabbrica. Urco! Cos'è? E boh. Pronto? E c'è un telefono che squilla, deve entrare. L1 per trovare l'eco. Trust me, you made the right call sending me. È un albergo. Yes. It's only a matter of time. Quindi? Un collezionabile praticamente, perché? Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. E tanto quella porta è Words, chiusa e devo entrare images, dall'altra parte. feelings left behind. Ma lei. Il telefono l'hai fatto? No, lo sto cercando. C'è un telefono che squilla, però io adesso non lo sento più. Sono ancora nel cortile, eh? Anch'io, anch'io.
Lì davanti, davanti all'entrata. Prima delle scale. Non lo so, c'è comunque, per qualche motivo, e quel solito discorso che non capisco se sono io il problema, che sono abituato, o sono i piccoli problemucci del gioco che mi spezzano l'immersione. Penso che dovrei avere più ansia in questo momento, ma ne ho poca. I think there's a broken window up there. C'è una finestra rotta lassù. If only I could reach it. E beh, splittati e facciamo le cose per bene, no? No, in realtà io sono abbastanza immerso. Nel senso che sono qua un po' che mi aspetto che potrebbe succedere qualcosa un momento all'altro. Cazzo è che ridi? Quindi sono un po' su chi va là. Cazzo ti ridi, raga? C'è un cassonetto lì. Ho capito che va lì, ma tanto lì sarà chiuso. Certo, c'è la catena, la vedo da qua. Devo seguire le orme all'indietro. Non le vedo più. Niente, bisogna trovare qualcosa per sostituire la maniglia. Hello? Anybody in there? Ma non mi sembra il caccia. Non è che se vedi qualcosa lì dentro, allora sì. Sai cosa? Ci entro. Lo so, la other way l'abbiamo già trovata, però manca un pezzo. Vabbè, ma dobbiamo cercare una maniglia in sto cortile infinito, ci mettendo 20 anni. Giustamente in qualche maniera il gameplay te lo devono allungare. Qua niente, è bloccato così, è una strada così fatta per fare. Va bene. Tu hai già trovato qualche oggetto per la maniglia o... No, ho trovato una minchia, non l'ho trovato. Ho voglia qua di girare come dei piccioli, è enorme sta parte. Siamo d'intuizione, vediamo un attimo. E niente, qua la bambina che gioca... Perché per terra ci sono dei disegni con delle frecce, ho visto prima. Vabbè, una volta che percepisci... Non ho capito. È in Polonia. Sì, quindi... Non ho capito. Ho trovato una macchina. Lui trova le macchine. Lui sta già giocando a Medium 2. Una macchina. Dove minchia l'hai trovata sta macchina? Sempre nel cortile, eh? Vai verso sinistra. C'è tutto un parcheggio. Ma è tutto... è tutto un parcheggio. Che fa? Brother Isos. Pazzesco. C'è sta macchina lì con una lettera dentro. Ah. Ho trovato una macchina, ma non ho trovato nessun memoriale. Hey, old timer. È un po' prima, tornando indietro lo becchi. Like doubling as a spare bedroom apparently. Un saluto dal Niva. Amore mio, è piena estate, il resort è al completo. Il che vuol dire più lavoro per il sottoscritto, ma è un buon lavoro, onesto. Il signor Rekowitz ha detto che vorrebbe tenermi. Ci riesci a credere? Non fallirò. Te lo prometto. Che cazzo? Hope you don't mind if I, fammi più un colpo, Cristo. Not much here. Although this could come in handy. Abby, trovato un cacciatore. Porco de shit! What the hell? Io lo sapevo. Ma ti ho detto mi sei preso il colpo. No one here. Per quello. Where was there? Piccia di merda, cazzo che suona la bambina che suona il coso. Bambina della minchia. Comunque già è stato più uno spavento questo che tutto Resident Evil 8. Le due clacson che suonano. Quando vedi che c'è... Ah, il memoriale, indietro. Sì, sì. Resort Niva, inaugurazione dell'estate 1969. Il compagno Władysław Gomułka, primo segretario del Partito Operaio Unificato Polacco,
ha onorato Cracovia partecipando all'inaugurazione ufficiale del Resort Niva, il nuovo centro ricreativo socialista. La classe operaia della piccola Polonia ha finalmente un luogo in cui trascorrere le vacanze con la famiglia nella natura. L'edificio principale e la zona degli alloggi sono confortevoli ma semplici, come nello spirito socialista. Un ringraziamento speciale all'architetto, futuro direttore, e il cazzo che me ne fotte. Va bene. Vabbè. Sì, per me è ambientato tutto qua il gioco. Va bene. Boh, adesso abbiamo un cacciavite, quindi vedere possiamo sminchiare tutto quanto. Esatto, andiamo a spaccare di fa sta porta di merda. Ma perché ci dobbiamo entrare? Sto, se già due clacson mi ha fatto saltare, no? Però io ti sento che hai della tensione addosso, io no. A parte lo spavento, che va bene, però non sono teso, non mi sento teso. So began the great dumpster heist of 1999. Stare calmi. A parte che questi commenti alla Life is Strange, qua dobbiamo stare un attimino. Non mi sembrano Perfetto. Appropriati. Non mi sembrano appropriati, poi fate voi. Niente, qua dobbiamo. Qua non c'è un cazzo qua dentro, dobbiamo solo spingere il cazzonetto per arrivare alla finestra rotta. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You cioè, better be worth it. Questo praticamente è Life is Strange Horror. Sto capendo questo. Boh. Quindi? Ah, di lato? C'ha queste meccaniche che mi rendono un po' nostalgico. Queste meccaniche alla... appunto, un po' Resident Evil, un po' Silent Hill. Arrampichiamoci. Se come scendere viene mal di testa. Ammazzati, fa.